per i primi 25 minuti. Arriva il fischio del direttore di gara. Pallina girarsi. Maria Sofia Silva, poi conclusione da lontano e ancora pallina in possesso di del Benfica, che va a segnare la prima marcatura da passare, quindi deve rinunciare, prova la conclusione dalla distanza, ancora una volta Raquel Santos, la più pericolosa fino a questo momento, e poi pallina che entra. Purtroppo un malinteso in fase difensiva ed è ancora 2-0. Ancora Benfica e gol numero 3, tutto facile questa volta. Nulla può anche in questa occasione Santos contro Teresa Pallato. Il cenno, la traversa, pallina che va, va dentro, dopo la traversa batte sotto e gol del Lorenzato. Attenzione, tiro dalla distanza, viene stoppata, 3 contro 2, il palo e il gol preciso. Ancora una volta non perdona sotto porta. In linea nella parte opposta Rossetto, ancora Taniozzo, il capitano Taniozzo si libera, conclusione e grande gol. Grande gol di Elena Taniozzo. Il cenno non trova la porta. Tiro all'incrocio dei pali. Doppietta di Elena Taniozzo. Sicuramente verso la porta, difesa da Marta Renfeitas, parte Elena Taniozzo, ancora Taniozzo ed è il gol, gol numero 3 del Valdagno, e triple punto di battuta la parata ancora una volta di Teresa Pallato, doppio adesso pallina rispetto al primo tempo, dove forse lì ha lasciato qualche spazio di troppo alla formazione ospite. Pallina dentro e grande gol del Valdagno, che accorcia ulteriormente le distanze. Prova a ragionare anche il Benfica, ancora con Sosa. Taniozzo va a chiudere scontro fra i due capitani. Sosa vuole liberarsi, non trova spazio. Sosa al limite dei 45, la pesca giusta ed è il gol numero 6. La pesca di precisione. La sfera, non ci sono compagne, la porta un po' a spasso. Eccola lì, la vede, la trova ed è il gol numero 7, ancora una volta piazzata proprio sola. Ancora Sousa e ancora lei, fa tutto quanto e gol numero 3, fotocopia del gol numero 6. Sull'acceleratore ha trovato 3 gol identici, quindi parte con questa punizione di prima Sousa, e grande giocata ancora una volta. Nulla può la nostra Teresa Pallato, con l'ultimo possesso del Benfica, la conclusione della distanza, la stoppa la Taniozzo, non c'è il tempo per andare al tiro, quindi Y Sport OK Valdagno 4, Sport Lisboa Benfica 9.